Effettivamente in atto pratico, quando noi facciamo uno sforzo, quando montiamo in bicicletta, andiamo a fare una salita dove la fatica è tanta, noi ci rendiamo conto di che cosa? Che la nostra frequenza cardiaca accelera, il nostro ovviamente rendimento in quel momento, se lo posso vedere, cambierà, il nostro consumo di ossigeno cambierà, ma noi ci rendiamo conto di che cosa? Che andiamo in affanno, che effettivamente la nostra respirazione diventerà talmente gravosa fino a che noi dovremmo piano piano rallentare la prestazione. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che il nostro corpo più deve essere veloce, più deve essere prestante e più ha bisogno di ossigeno. Parlavamo prima di soglia, ecco effettivamente poi la realtà di questa soglia. Si determina da che cosa? Dal momento in cui il nostro corpo non è più in grado di poter ricevere una quantità di ossigeno a sufficienza per poter carburare il glicogeno che in quel momento viene utilizzato nella prestazione. Ovviamente questa crisi respiratoria da cosa è data? Appunto dalle nostre capacità respiratorie, dalle nostre capacità muscolo-respiratorie, avere delle capacità muscolari della respirazione e la possibilità di avere un volume d'aria a sufficienza per poter garantire tanta ossigenazione. Quando effettivamente andiamo in gara, andiamo sotto sforzo, dobbiamo stare molto attenti a quello che noi facciamo. Non a caso anche l'alimentazione stessa tante volte deve essere fatta in modo e maniera da garantire una migliore ossigenazione dei nostri tessuti. Altro esempio, il modo di vestirsi, il modo di poter far che cosa? Dare sul nostro corpo delle creme preparatorie oppure no, in modo e maniera che questa quantità di ossigeno arrivi anche dall'epidermide. Ovviamente, come tutti abbiamo provato, avete provato, che parlando di bici e parlando di salita, esempio dove tutti si fa molta più fatica rispetto alla pianura, ci rendiamo conto che più le nostre gambe girano veloci, più è facile andare in crisi respiratoria. Questo accade prettamente per due situazioni. La situazione è quella che il numero delle ripetizioni per unità di tempo che noi facciamo, ovvero gli RPM, aumentano ovviamente il consumo d'ossigeno, ma poi anche perché a quelle velocità lì si usa una fibra che è in gergo detta molta assetata di ossigeno. Quindi si può quasi affermare che la velocità di pedalata inciderà molto sul consumo d'ossigeno. Si può cercare in allenamento di migliorare anche le proprie doti respiratorie con allenamenti specifici, detti allenamenti della respirazione, e anche con altri sistemi che possano un pochino aiutare l'atleta a capire come respirare meglio. L'atleta può ovviamente garantire una migliore respirazione dalla qualità di vita, ovviamente non fumando, ovviamente cercando di alimentarsi correttamente e riposare correttamente, ma anche esercitarsi in modo e maniera da poter utilizzare il sistema diaframmatico. Abbiamo parlato prima appunto dei periodi. Durante l'inverno, uno dei periodi migliori per poter fare transizione, fare esercizi diversi rispetto a quello che è il gesto motorio della bicicletta, e di questo appunto per fare il famoso fiato va benissimo anche andare a fare della corsa, fare del footing. Quel sistema lì, quello sport lì, permette in un'età di minor tempo di poter utilizzare più muscoli e quindi una richiesta maggiore di ossigeno. Nel periodo estivo, se noi vogliamo migliorare le nostre capacità di respirazione, dobbiamo, come detto prima, cercare in qualche maniera di imparare a fare una respirazione diaframmatica e limitare più possibile che cosa? L'iperventilazione, ovvero la respirazione troppo veloce, ma dobbiamo concentrarci in respirazioni più lente e più prolungate. Tanto tempo fa dicevano per imparare a stimolare la respirazione bisognava pedalare con un filo d'erba in bocca, ovvero cosa voglio dire? Limitare l'entrata dall'aria dalle vie principali, una di queste appunto è la parte, è la bocca. Oggi ci sono anche sistemi per poter effettivamente creare delle occlusioni respiratorie in modo e maniera da far che cosa? Semplicemente simulare una carenza d'ossigeno anche se in quel momento i muscoli non stanno spingendo estremamente forte, ma è solo occludendo appunto l'entrata dell'aria. Unendo l'allenamento del nostro respiro, unendo l'allenamento del nostro sistema cardiaco, unendo la prestazione muscolare, tutto questo porterà a migliorare che cosa? Il rendimento, la prestazione, i watt che l'atleta sviluppa.